e un saluto dall'Italia a tutti i telespettatori di questa televisione, canale 7 della TV egiziana. Ringrazio e sono onorato di aver ricevuto da Esmael Bakr, direttore di questa rete televisiva, l'invito a partecipare con questo video ad una puntata dedicata alla mia. Sono Roberto La Centra, nato a Bologna in Italia nel 1950. Come studi sono laureato in ingegneria elettronica all'Università di Bologna. Come attività lavorativa mi sono occupato di information technology presso aziende italiane. Sono autodidatta, non ho studi di arte né ho fatto corsi. Ho iniziato nel 2000 in una serata in cui volevo fare qualcosa di diverso. Io ho iniziato a dipingere un vaso di vetro, come questo che vedete, con dei colori rilievo. Ho creato un semplice disegno e poi ho colorato tutto con smalti da vetro. Ho praticato un buco di inserito un filo elettrico, ho innestato su un tappo di sughero un porta lampadine e con un cappello è diventata una lampada da lavoro. Infine nel 2010 ho aperto qua in Bologna Centro una mia galleria dedicata a mostre di arte contemporanea e aperta a tutti gli artisti. La vedrete nei prossimi minuti. Per ora posso solo dirvi che in 12 anni di attività hanno partecipato oltre 700 artisti italiani e stranieri. Nella mia arte ero convinto che fonte di ispirazione dei miei lavori sarebbero stati la matematica, la fisica o il computer o argomenti derivanti dai miei studi o dalla mia attività lavorativa. Invece emergevano sempre di più i fumetti che avevo letto fino a 25 anni, i Topolino e Paperino di Walt Disney. Sono nati così i miei primi dipinti di fantasia e surreali. Sono opere popolari da vampiri, gatti e gufi in atteggiamenti divertenti, perché la mia arte può far sorridere il visitatore e risvegliare in lui quella dimensione della fantasia spesso persa o dimenticata. Vi mostro adesso alcuni lavori di fantasia. Il primo è questo, è Transylvania Coffee, un acrilico su tela del 2007, dove un vampiro fa il barista, coadiuvato da due pistarelli complementari. Come vedete, un personaggio come il vampiro in questo scenario perde la sua carica di terrore e di paura per diventare persino simpatico. Serenata la formica innamorata, dove uno strano animale che sembra un cavallo ma è un qualcosa che ho sognato suona con la chitarra la serenata alla formica commissionata dal fidanzato, che è quel personaggio che è sopra la luna. Esempio questo, che si intitola Il virus del telefonino, un acrilico del 2005 su cartone telato, dove il
lo smartphone, che è un oggetto che ormai ci ha resi schiavi nella vita, viene infettato da un virus che si manifesta con questo volto che appare sul suo schermo minaccioso e feroce e con due mani che sembrano voler usare su di noi. Vada per la Via Lattea, un dipinto del 2005 con lo smalto del vento sul cartone telato, dove un'autovettura, partendo dal mare, sale lungo le montagne per arrivare sulla Luna e poi proseguire lungo l'autostrada per la Via Lattea. Vi mostro anche questi lavori. Si intitolano i Barbagianni, sono delle terracotte dipinte. Ho utilizzato i colori rilievo per creare un disegno a forma di gufo, perché il Barbagianni è un tipo di gufo dall'aspetto strano e buffo. La base in terracotta non è mia. Molti anni fa comprai circa 30 pezzi di questa terracotta grezza, intravidi la possibilità di variare con i colori rimanendo sullo stesso soggetto. Altro genere pittorico su cui molto ho lavorato sono gli aerei in volo con paesaggio sottostante, di cui ho creato anche un catalogo. L'idea nasce da una foto che trovai sul web in bianco e nero, dove un B-25 americano fotografava un aereo di fianco mentre bombardava su Roma. Era il 19 luglio del 1943, della Seconda Guerra Mondiale. Il dipinto finale mi diede molta soddisfazione come risultato, perché mi fece capire che l'aereo in volo con il paesaggio sottostante è come un nuovo genere pittorico attraente. Successivamente molto ho lavorato su questo genere, producendo parecchi dipinti e catalogo nella prova di aerei sia civili che militari con paesaggio sottostante. Sono tutte situazioni che ho creato a tavolino di fantasia, quindi, perché non avevo modelli come quel bombardiere americano che mi fotografava e era di fianco. Thank you.
Altro genere su cui ho molto lavorato e quello che forse mi ha dato più soddisfazione è il mosaico, che già nel 2006 ho cominciato a sperimentare. Come autodidatta sempre, ho comprato un libro che raccontava le tecniche principali e mi sono avviato. Come materiali ho scelto la ceramica prevalentemente, perché il vetro di Murano, quello classico per il mosaico, è molto costoso, si parla di 25-50 euro al chilogrammo, e per un metro quadro di mosaico occorrono 12-13 kg. E ho creato molti lavori in formato quadro. Ho come supporto una tavola di legno e come adesivo colla per ceramica. Dal 2019 mi sono cimentato in opere di grandi dimensioni, qua direttamente sulle pareti della mia galleria, per lasciare un segno della mia arte finché ne avevo la forza fisica. Ne ho creati tre, tutti di 5 metri quadri ciascuno, e ve li mostro questi prossimi video. Ecco, siamo qua in via San Petronio Vecchio, la strada in cui ho la mia galleria Artebò. Entriamo. Intanto una vista dei portici, perché Bologna è completamente il centro storico, soprattutto arredato da questi portici. Ne abbiamo a Bologna 40 km. Entriamo nella galleria. C'è una mostra in corso fotografica dedicata al balletto, ma non è questo l'argomento di cui volevo parlare, perché argomento sono le mie opere come artista. La mascotte della galleria, adeguatamente attrezzata contro il virus che abbiamo conosciuto in questi anni, una modella, un manichino di plastica dipinto con colore da vetro, anche questa opera vetro ovviamente. E questo primo mosaico dei tre che ho realizzato in questi anni. Questo è del 2018, due mesi di lavoro. 1,60 m di larghezza, 3,10 m di altezza, realizzato in specchio, ceramica, marmo, vetro di Murano, vetro colorato anche. Vi porto nelle altre stanze, nella seconda stanza, dove troveremo il secondo mosaico intitolato Gatti e gufi sul ramo. Eccolo qua, anche questo in due mesi di lavoro, realizzato in ceramica, vetro, un po' di marmo, e l'albero è fatto con vera corteccia di sughero. Realizzato nel 2019. Passiamo alla terza stanza, dove troveremo il terzo mosaico, realizzato nel 2021, intitolato Luna indiscreta. Questo prevalentemente in ceramica. Una donna sta leggendo seminuda un libro e la luna entra in camera e lei si sente imbarazzata. Ho partecipato in varie mostre in Italia, ma i miei ricordi più belli sono stati nelle mostre all'estero, perché è stata un'occasione di visitare altri paesi. La mia prima mostra è stata Arte Portici nel 2005, una rassegna d'arte di 3 giorni con la partecipazione di oltre 100 artisti italiani e stranieri all'aperto lungo i portici del centro di Bologna. La mia postazione era in piazza Santo Stefano,
la piazza più bella e antica della mia città. È una manifestazione a cui ho partecipato anche negli anni seguenti, fino al 2016. Il portico è assai comodo perché ti dà riparo da sole e pioggia. E tutto il centro storico di Bologna ha questa struttura di portico per quanto attiene il percorso pedonale. E si calcola che ne abbia per una lunghezza complessiva di circa 40 km. La mia prima personale è stata nel 2005 presso la Galleria La Piccola in Bologna Centro. Nel 2006 ancora una personale, dove avevo a disposizione l'intera ex chiesa San Lorenzo a Cento vicino a Ferrara ed ho presentato tutte le opere che avevo prodotto dal 2000. Compresi i mosaici e anche il mio libro di favole illustrato. Nel 2007 personale presso la Galleria Il Punto di Bologna, con vetrina su una delle vie più frequentate del centro della mia città. Nel 2009, con un gruppo di amici, affittiamo un negozio per fare una settimana di mostra a Lucca, sotto la nota Torre Guinigi. La torre di 45 metri di altezza con 7 alberi in cima. 2010, mosaico artistico moderno, la mia prima personale presso la mia galleria Artebò dedicata ai mosaici in ceramica, marmo e vetro. Nel 2015 organizzo una collettiva in concomitanza della festa in costume rinascimentale intitolata La Notte di Isabella in Cerreto Guidi, vicino a Firenze. Nel 2015 un mare di fantasia, una personale nella sala comunale di Castellina in Chianti, vicino a Siena, dove metto in mostra il meglio delle mie opere scherzose e di fantasia. Nel 2015 partecipo alla mia prima mostra all'estero, intitolata Beyond Borders, mostra collettiva internazionale nella grandiosa sala comunale di Seinäjoki, Finlandia. 2016, workshop presso la Fluturi Ethnographic Museum in Chișinău, Romania. Una settimana trascorsa in un residence interno al museo assieme ad altri 7 artisti di Romania e da altri paesi. 2017, Gläsernlose Wege der Kunst, collettiva internazionale della prestigiosa Casa Castello di Eulenbroich in Rosrath, un borgo vicino a Colonia, Germania. 2018 partecipa per la prima volta alla Biennale di Chianciano, un antico borgo medievale vicino a Siena. Nel 2019 sono invitato al Al Rawad Art Symposium ad Irbid in Giordania, workshop artistico internazionale di 5 giorni con una mostra finale dei dipinti prodotti.
2019 partecipo alla London Biennale, mostra internazionale nella prestigiosa Chelsea Old Town Hall di Londra, con oltre 120 artisti di tutto il mondo. 2019, Hello Budapest, in mostra presso l'Hungarian Agricultural Museum Library di Budapest, con artisti ungheresi. Pianeta in Arte, 2021, la mostra in una sala del centro commerciale Il Pianeta, presso Bologna. Nel 2022 sono invitato, assieme ad altri 18 artisti della Turchia e paesi dei Balcani, al workshop promosso dal municipio di Sharkoy, una località sul Mar di Marmara, sulla sponda europea della Turchia.